sono molto 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 contento di vedervi così numerosi a questo incontro di Italia Medievale e siamo molto orgogliosi e molto felici di poter presentare un bellissimo libro, un bellissimo saggio che è stato pubblicato da pochissimo dal Mulino. L'autore è Antonio Musarra, il saggio è Genova e il mare nel Medioevo e siamo ancora più felici che il dottor Musarra ci ha portato in dote due correlatori di grande prestigio come il professor Franco Cardini e la professoressa Marina Montesano. Vista l'importanza del trio, io non rubo tempo ai relatori e passo subito la parola a loro in modo tale che possano sviluppare questa interessantissima conferenza e ci facciano conoscere questo bellissimo libro. Grazie a tutti e buon ascolto. Grazie. Conosco l'autore di questo libro, Antonio Musarra, da molti anni, da quando insegnavo, ora non insegno più all'Università di Genova, ma da quando insegnavo all'Università di Genova e ho avuto il piacere e il privilegio di averlo fra i miei primi studenti e laureati. Ed è soprattutto un piacere e un privilegio vedendo la strada che quel giovane studente è riuscito a fare, adesso è un giovane studioso, ancora giovane, che ha già all'attivo molte pubblicazioni, e pubblicazioni delle quali ora parleremo, naturalmente in particolare di questo libro, Genova e il mare nel Medioevo, che però è quasi l'apice di una produzione scientifica che è già molto ampia e molto approfondita sulla materia. E in particolar modo la storia di Genova è una storia che aveva bisogno di un libro di questo genere, perché altre storie cittadine e comunali italiane sono più conosciute, più studiate da molto tempo, naturalmente la storia di Firenze, ma è già un discorso differente. Pensiamo soprattutto alla storia delle città che hanno fatto la loro fortuna sul mare e quindi penso a Pisa naturalmente, ma poi soprattutto al modello veneziano che è stato quello molto più studiato, sul quale si è letto, si è pubblicato tanto di più negli scorsi decenni e anche ancora più indietro. Genova è una città differente, è una città alla quale naturalmente sono stati dedicati molti studi, ma la storiografia genovese è una storiografia particolare, ormai devo dire è una storiografia anche molto meno praticata di un tempo per problemi interni alla storia degli studi genovesi, all'Università di Genova, ma soprattutto è una storia che aveva bisogno di un tipo di studioso nuovo anche come generazione probabilmente, come metodo sicuramente, e con un approccio un po' più ampio alla materia, perché quello che mancava fino a questo momento appunto non sono gli studi d'archivio, studi approfonditi su determinati argomenti, mancava però lo sguardo d'insieme. Mi sembra che Genova e il mare nel Medioevo sia il primo tentativo estremamente riuscito di operare questa sintesi e di dare un quadro complessivo della storia di Genova, delle sue istituzioni da una parte, della sua storia marittima dall'altra, di darne appunto un quadro complessivo. E questo non è un compito facile, perché per farlo, per mettere insieme qualche centinaio di pagine, è necessario avere una grande padronanza, una grande conoscenza della materia, dell'argomento, e questa conoscenza Antonio Musarra l'ha sviluppata nel corso di questo ultimo, sarà un decennio più o meno, ecco, sarà un decennio, partendo in fondo dai lavori che avevamo un po' cominciato insieme, cioè l'analisi delle fonti dell'annalistica genovese,
che lui, giovanissimo studente, come ricordavo, aveva tradotto ed eravamo riusciti a pubblicare in una collana che aveva avuto anche una discreta fortuna a Genova, appunto per rendere comprensibile, leggibile anche ad altri studenti o amatori, diciamo, della storia di Genova, queste fonti medievali. Quindi eravamo partiti da quello, dall'analisi della città, e poi pian piano però, visto che, come dicevamo, la storia di Genova nel Medioevo si lega strettamente ai commerci con tutto il Mediterraneo occidentale, per poi spingersi in concorrenza con Venezia fino al Mediterraneo orientale, quindi anche la storia della crociata, e di qui Musarra ha appunto ampliato i suoi interessi. La storia protocoloniale, diciamo così, di Genova nel Mediterraneo è una storia che si può capire se si guarda anche alla città, e però anche viceversa. E soprattutto questa è una trama di relazioni fra interno ed esterno, fra città e mare, che si sviluppa fino al periodo quattrocentesco, un periodo che è estremamente complicato, lo si stava dicendo poco fa, chiacchierando, un periodo che è anche estremamente complicato da studiare per Genova e non soltanto per Genova, ed è un periodo sul quale davvero molto ci sarebbe ancora da fare, da lavorare. Quindi anche questo mi sembra un segno di interesse, non essersi fermati alla Genova trecentesca, alla Genova puramente medievale, ma aver voluto fare uno sforzo e essere andati anche al di là di questo, fino al 400, fino ai primi del 500. Penso che chi è interessato alla storia di questa città, magari appunto a compiere un confronto con realtà molto più conosciute, già dalla lettura di queste 200 pagine potrà trarre un quadro complessivo della materia estremamente interessante, che poi naturalmente potrà portare ad altre letture, ad altri approfondimenti. Però ecco, quella che si deve salutare con gioia è veramente la prima sintesi compiuta, approfondita, non puramente divulgativa o non divulgativa nel senso deteriore del termine, e che sia riuscita a farla uno studioso così giovane, insomma, non all'apice o alla fine della sua carriera, ma all'inizio della sua carriera, mi sembra un obiettivo veramente, veramente importante, del quale i suoi maestri non hanno molti, molti meriti, ma insomma mi fa piacere essere qui oggi a celebrarlo. Grazie. Buonasera. Ma dunque, mi sembra che le cose importanti le abbia dette Marina Montesano, per fortuna, perché io le avrei dette in modo più caotico e più oscuro e meno logico e conseguente di lei, e quindi a me resta poco da aggiungere. Potrei aggiungere, ecco, che in una fase non esattamente adolescenziale della mia esistenza, quale quella che sto attualmente, per grazie a Dio, ancora vivendo, so benissimo una situazione transitoria, ma spero di non, confido in qualche dilazione, e sono andato in pellegrinaggio alla Madonna del Core a Cuba recentemente, e gli ho ricordato che insomma il passo estremo va fatto, ma non c'è fretta, no? Madonna del Core in questo momento è nelle grazie della società civile internazionale, perché il presidente Obama ha deciso di aprire a Cuba, e quindi spero che si ricorderà anche di me. No, mi fa molto piacere questa circostanza, non solo questo ambiente, perché in questo ambiente il Mulino, il dottor Berti, insomma anche io, siamo recidivi, siamo già venuti qui altre volte, ci veniamo volentieri, siamo sempre in contatto con un pubblico che ha un solo difetto: si dimentica sempre che quando si viene qui bisogna portarsi seggiole e buscabelli da casa, perché altrimenti si rischia di restare in piedi o di sedere, come si dice nella mia Firenze, per le terre, il che poi è un ottimo esercizio di yoga. Però questa è una buona sede per dire quelle due cosine che mi preme di dire in
complimento le cose che ha già detto Marina, le cose che dirà Antonio. Questo non picciol tomo, come diceva Leporello quando presentava il catalogo delle donne amate da Don Giovanni, questo non picciol tomo è un coso che fra qualche mese uscirà con una targa assolutamente irreprensibile, quella dell'Istituto Storico Italiano del Medioevo, l'ente che si occupa pubblicamente coi soldi del popolo italiano dei progressi nello studio delle scienze medievistiche, dove Antonio Musarra spiega il rapporto fra genovesi, crociata e terra santa fra il XII e il XIII secolo. Sono molte centinaia di pagine che sono frutto di frequenza assidua negli archivi, nelle biblioteche, di frequenza durante i convegni, di aggiornamenti continui, di giornate e di nottate spese su questo tema, e che permettono a uno come Musarra di scrivere poi un libretto snello di 200 pagine su Genova e il mare del Medioevo, tranquillo del prodotto che dà, e che dà tranquillità anche a quelli che per me sono, per lui sono lettori, per l'editore sono principalmente clienti, acquirenti, che è legittimo e sacrosanto. È importante tutto questo, è un lavoro importante, ed è importante che quando quelli di voi che hanno interessi storici, che vogliono sapere di più e meglio di storia, ma che non hanno la cultura specifica per affrontare temi propriamente trattati a livello assolutamente scientifico, e d'altra parte hanno tanto senso civico quanto basta per capire che queste cose sono importanti anche per le scelte che dobbiamo fare adesso, che dobbiamo fare nella nostra vita politica, nel nostro modo di vedere il mondo, quello che ci circonda, eccetera, è importante capire che dietro la buona divulgazione, che secondo me è la divulgazione pur, perché la cattiva divulgazione non è divulgazione, è un'altra cosa, ci sono studi severi. Studi severi che fra l'altro in questo caso, che riprendo un discorso e mi avvio a terminare, il discorso che faceva già Marina Montesano, studi severi che apparentemente potrebbero sembrare rientrare nell'alveo di una certa scienza storica in genere, medievistica in particolare, soprattutto italiana, che si è sempre occupata, notare il sempre, che è un avverbio tremendo che nasconde un sacco di trappole, che si è sempre occupata di rapporti tra la penisola italica e il Mediterraneo, di definizione della, altra parola chiave, parola magica, e parola scivolosa, dell'identità italiana attraverso la sua storia, eccetera, il rapporto col resto dell'Europa da un lato, col Mediterraneo dall'altro. Abbiamo alle spalle una storiografia già risorgimentale che si è cimentata principalmente, non esclusivamente, ma principalmente sulla storia dei comuni, e in particolare di quelle città che aggettavano sul mare, che facevano una politica, che avevano un'economia marinara, cantieristica, eccetera, e che erano quelle che un tempo si chiamavano, un po' romanticamente forse, repubbliche marinare, termine che oggi si può sempre usare, magari fra virgolette, ma non è più così di moda. Poi a un certo punto, ricorderete che quando la Regia Marina prima e la Marina della Repubblica dopo ha dovuto scegliersi un emblema per la Marina Militare, intendo, si è scelto un'arma araldica che è la sintesi delle armi delle quattro repubbliche marinare, delle quattro città marinare che nella storia sembrano essere emerse con particolare evidenza, e che sono, questo lo sanno, dovrebbero saperlo anche i ragazzini della scuola media, che sono Amalfi, Venezia, Pisa e Genova. Nella realtà magari di città marinare ce n'erano anche altre, ognuno ha avuto la sua storia. Queste storie sono state
un certo punto perfino abusate, sono state trattate, sono state incasellate in una storiografia principalmente erudita, non si sono doverosamente rinnovate e alla fine gli specialisti sono un po' passati ad altro. Io noto con molto piacere personalmente che io non, ci sono molte cose che non sono, fra queste non sono uno storico delle istituzioni marittime, non sono uno storico del Mediterraneo, certo occupiamo Domini Pellegrinaggi, di crociate, eccetera, un po' di mare mediterraneo, un po' di schizzi del Mediterraneo me li sono voluti prendere in faccia, ma tutto finisce lì. Però ho notato che ultimamente c'è un forte revival, soprattutto fra studiosi giovani, addirittura giovanissimi, di questo tipo di studi che era stato messo un po' da parte. Quindi io auguro molta fortuna a questo libro su Genova e il mare e il Medioevo, perché fra l'altro è un libro adattissimo alla ricerca universitaria, è un libro adattissimo a coloro che, non sapendo nulla di un certo argomento, ma avendo interesse, volendo ampliare le loro conoscenze specifiche, in vista magari di diventare degli specialisti o comunque di farsi un parco di conoscenze un po' più ampio e solido, possono rivolgersi tranquillamente a un libro come questo e ci trovano la bibliografia aggiornata sufficiente, ci trovano la tematica storiografica che conta, ci trovano notizie importanti per il tipo, la qualità e il taglio delle fonti di cui bisogna servirsi, fonti di ogni genere, scritte, non scritte, orali, materiali, eccetera, per una ricerca di questo genere. Il rapporto tra una città e un elemento della natura che è anche una componente fondamentale della storia, soprattutto della storia di un paese come l'Italia, che è immerso per la quasi totalità del suo enorme sviluppo costiero proprio nel Mediterraneo e che fa tra l'altro da molo a gettante che divide esattamente il Mediterraneo in questi due grandi bacini che sono stati fondamentali nella storia del macrocontinente euroafrasiatico, almeno dall'impero romano, almeno da quando con la battaglia di Azio del 31 a.C. l'occidente romano batte l'oriente ellenistico e il mare Mediterraneo si configura per quello che era già fino dalle guerre puniche, come distinto cioè in due bacini, comunicanti fra loro senza dubbio, ma che hanno caratteristiche storiche, caratteristiche geopolitiche, caratteristiche anche geologiche del tutto diverse, o comunque profondamente diverse. Ed è una distinzione questa sulla quale passa quella distinzione enorme, anche molto difficile da capire sul serio, che è la distinzione fra Oriente e Occidente. Sono due termini che nessuno di noi sa maneggiare molto bene, ma che tutti noi maneggiamo continuamente, no? Noi siamo occidentali, quegli altri sono orientali, ecco. Il riferimento base ce l'hanno dato Augusto nel 31 a.C. e Teodosio nel 395, quando morendo ha diviso l'impero fra i suoi due figli. Purtroppo erano due inetti, ma d'altra parte lui ci aveva a disposizione quello. Magari il figlio di Teodosio fosse stato Stilicone e non Onorio, e invece purtroppo era Onorio, e questa è stata una delle disgrazie dell'impero romano. D'altra parte voi siete milanesi e di disgrazie dell'impero romano il vostro vecchio vescovo Ambrogio ne sapeva moltissimo. Grazie per l'attenzione. Bene, buonasera a tutti. Dirò qualcosa sulla concezione che sta dietro questo libro, però innanzitutto lasciatemi ringraziare Marina e Franco che a buon diritto posso definire i miei maestri e dai quali continuo ad imparare molto. Ringrazio anche il dottor Berti del Mulino che ha accolto il volume nella sua casa editrice e in questa collana, e un ringraziamento enorme a mia moglie Sonia, che è in fondo, senza la quale questo libro proprio non poteva venire fuori. Ecco, detto questo,
vorrei semplicemente dire alcune parole sulla, sia sulla concezione ma anche sulla struttura del volume. Dunque, il volume ripercorre l'intera storia genovese, la storia medievale genovese, diciamo dal V secolo d.C. fino al XV d.C. Un periodo di circa 1000 anni racchiuso in 200 pagine, come si diceva prima, una sintesi notevole. Ma voglio mettere in chiaro questa cosa. In realtà per me non si tratta tanto di una sintesi, perché le sintesi si fanno, come giustamente è stato detto, alla fine di un percorso, ma di un programma di lavoro. Un programma di lavoro e di approfondimento, sempre che l'università italiana lo permetta, ma un programma di lavoro anche perché questa materia è comunque una passione personale. E allora, lo spunto iniziale per strutturare questo libro mi è stato offerto da ciò che io quotidianamente tocco e vedo nel luogo principe per lo storico, ovvero l'archivio di Stato di Genova. L'archivio di Stato di Genova conserva una quantità incredibile di fonti per lo studio della storia medievale genovese, fonti sconosciute ai più, e fonti di vario tipo, veramente straordinarie. Innanzitutto abbiamo le fonti analistiche. L'analistica genovese è veramente un unicum nel panorama delle cronache medievali italiane ed europee. Perché? Perché è un'analistica continua per circa 2 secoli. Noi abbiamo la narrazione della storia ufficiale del comune genovese dal 1099, prima crociata, sino al 1293. Questo personaggio, Caffaro, figlio di Rustico di Caschifellone, una singolare figura di crociato, guerriero, uomo d'arme, ambasciatore, console del comune, che dà inizio a questa tradizione, una tradizione che si distingue da altre tradizioni di natura ecclesiastica, qui abbiamo una tradizione prettamente laica, e fonda questa storiografia fondamentalmente municipalistica. Noi abbiamo quindi il punto di vista ufficiale del governo, dei governi genovesi, sulla propria storia. Quindi una fonte importantissima, ma proprio per quest'ultimo motivo da trattare con estrema cautela. E questo giustifica il motivo per cui ho inserito un paragrafo proprio all'inizio del libro proprio su questa figura importante, su Caffaro. Ma si può dire che la maggior parte degli eventi che io descrivo legati alla presenza genovese nel Mediterraneo, penso ad esempio alla partecipazione genovese alle crociate o alle lotte contro Venezia, contro Pisa, ebbene, questi eventi sono descritti dall'analistica ufficiale del comune, che risulta dunque la prima e più importante fonte per fare storia di Genova. Vi sono poi numerose altre fonti, io ne ho privilegiata una terza, che mi ha accompagnato nel corso della stesura di tutto il libro. Trattati e negoziazioni. Insomma, si tratta semplicemente dei trattati che il comune di Genova stringeva a mezzo dei propri ambasciatori con le varie realtà dell'epoca, sia i comuni limitrofi, Firenze, Milano, Venezia, generalmente dopo le guerre, naturalmente, ma anche con i grandi potentati europei, penso alle monarchie europee, soprattutto il Regno di Francia, ma a partire dal 400 anche con l'Inghilterra, e anche con quel mondo della fascia meridionale del Mediterraneo che ai genovesi non era affatto sconosciuto. Noi possediamo numerosi trattati con i vari emirati potentati della costa nordafricana, importanti trattati con l'Egitto. Nel 1290 viene stipulato appunto un trattato con l'Egitto che precede di un anno la caduta di Acre, cioè la fine del dominio latino in Terra Santa. E ci fa capire quali siano effettivamente gli interessi genovesi, meglio
come dire, accordarsi con coloro che sarebbero stati vincitori, no? Trattati con Costantinopoli, che vede dopo la seconda metà del 200 l'installarsi di qualcosa di più di una colonia genovese al di là del Corno d'Oro, l'abitato di Pera sulla collina di Galata, che diventa un enclave, un vero stato autonomo in pieno territorio bizantino. Quindi questa fonte, diciamo, mi ha accompagnato capitolo dopo capitolo per conoscere più da vicino qual era la diplomazia del comune genovese dell'epoca, possiamo dire fino al 400, allorché le lotte con Alfonso d'Aragona si fanno, diciamo, quotidiane e i trattati si moltiplicano, trattati e anche dispacci ambasciatoriali, quindi legazioni che sono inviate da Alfonso per chiedere la cessazione delle ostilità e via dicendo. Nonostante un paio di capitoli di natura prettamente tematica, è stata quella di superare la dicotomia storica della medievistica genovese che, come affermo nell'introduzione, soleva suddividere una storia di Genova, come diceva Roberto Sabatino Lopez, uno dei decani della storiografia genovese, povera e scialba, perché? Perché ferma alle continue lotte di fazione tra le famiglie, e una storia di genovesi, questa sì veramente grande, in quanto i genovesi presenti in tutto il Mediterraneo erano veramente un unicum. La loro diaspora ha sempre interessato moltissimo. Ecco, la storiografia genovese si è divisa in questi due filoni, privilegiando il secondo, privilegiando la storia dei genovesi. Io sono partito da una prospettiva diversa, ritenendo che fosse necessario superare questa dicotomia, superare, per dire, gli studi, la divisione tra chi studia semplicemente l'istituzione o la storia politica e chi invece studia semplicemente il dato culturale oppure il commercio, l'economia, la società. Come diceva pur sempre Sabatino Lopez, la vera storia forse è una storia globale, no? Anche se è difficile raggiungere l'obiettivo. Per cui il mio obiettivo è stato però quello di superare e di cercare di costruire una storia che raccontasse sia i mutamenti istituzionali, sia le lotte politiche, ma anche il vissuto quotidiano di chi viveva a Genova nel periodo medievale. Lo spirito che ha guidato tutto il lavoro è stato quello di cercare di mostrare il più possibile cosa volesse dire vivere a quel tempo. E credo, per concludere, prima magari di ascoltare qualche domanda se ci sarà, che questo spirito sia stato ben colto dal grande Gabriele D'Annunzio, il quale nella sua canzone del sangue afferma e recita: indomita a periglio e da guadagno, or tutala di remi al folle volo, or piantata nel sodo col calcagno. Ecco, questa frase di D'Annunzio che ho voluto porre all'inizio del libro forse racchiude tutto ciò che ho voluto mostrare attraverso questa opera. Grazie a tutti per l'ascolto.